dopo che è stato fatto un avviso pubblico. Allora semmai il rinvio potrebbe essere motivato con la riapertura dei termini per o la riapertura dei termini o l'annullamento di quel primo avviso della riproposizione, chiarendo che il piano di intendimento comune non può partecipare. Questo dovevo, perché altrimenti noi, come al solito il Consiglio Comunale, andiamo a votare degli atti che poi sono incoerenti, non sono riflessivi di una situazione amministrativa che diventa sempre più complicata. Io però faccio anche un'altra proposta, che non so se il Presidente vuole votare prima o dopo, che è quello di sospendere i lavori di questo Consiglio e aggiornarli alla mezz'oretta, in tempo di poter fare le riunioni di gruppo di ciascun gruppo consigliare, in modo che si possano esprimere posizioni di gruppo, visto che esiste sempre un vecchio criterio, che è quello che poi ha fondato, così come risulta dai lavori parlamentari rispetto a questa alla disposizione delle elezioni del collegio dei visori, ha fondato il sistema elettivo dei visori, e cioè che due componenti che dovrebbero aspettare la maggioranza e un componente dovrebbe aspettare l'opposizione. Però questo è chiaro, necessita di un chiarimento all'interno dei gruppi e probabilmente anche tra i partiti. Grazie. Allora, consigliere Polizio, lei ha citato un po' di questo articolo, io l'ho guardato attentamente, ma non ha guardato l'articolo che era 39, comma 5, i singoli componenti della droga di revisione collegiata hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali, e quindi come viene determinato la sempre rispetto a quello del controllo di gestione. Se non ci sono altri interventi, si riesce a avere un consigliere di polizia per aver preso la consigliere di polizia. Sia tantomeno di partecipare
alla votazione del deliberato che ci accingiamo a votare, perché potrebbe però rappresentare effettivamente un grave documento non soltanto per la stessa civica ma per l'intera città di Cosenza, onde evitare possibili rischi. E considerato che la maggioranza sulla questione del collegio di decisione dei pubblici e non solo sulla questione pare che abbia ritrovato un intento di una questione tale da poter tranquillamente deliberare in tal senso, io proporrei, ma più che proporrei, consiglierei, inviterei caldamente i colleghi attenzionati ad allontanarsi dall'aula consigliare, consentendo in tal modo lo svolgimento sicuramente trasparente, razionale e funzionale del Consiglio Comunale. Vedete, io sono abituato a leggere gli articoli e i decreti con le leggi, perché secondo me più interpretarli dà una lettura autentica di quello che si è scritto nel decreto legislativo all'articolo 78 secondo comma, difficilmente poi si dà spazio a interpretazioni di natura personale. Io penso che è difficile poter dare interpretazioni diverse da quello che c'è scritto in un postulato, in un articolo di decreto legislativo. Però poi è chiaro che ognuno vede la giurisprudenza, ognuno vede il diritto in un certo modo, quindi è chiaro che si lascia spazio a tutti di poter esprimere il proprio parere. Io considero l'articolo 78 del decreto legislativo 267 del 2000 molto molto chiaro, per cui ritorno ad invitare i colleghi interessati ad allontanarsi dall'aula consigliare, potete evitare di poter avere qualche problema che poi si ripercuoterebbe anche sul previsionale del 2010. Per quanto riguarda la proposta di invio formulata dalla collega Pucci e condivisa dalla collega di Sinistra Critica, io comprendo che oggettivamente potrebbero anche esserci chiarimenti per un ulteriore momento di riflessione rispetto alla composizione di questo organo che è di vitale importanza. Però quelli che devono anche comprendere che oggi è 11 di giugno e abbiamo delle scadenze importanti rispetto alle quali bisognerà anche garantire all'organo eletto di poter avere una piena visione degli atti e dei documenti rispetto ai quali dovranno esprimere dei pareri contabili che non sono di secondaria importanza e non hanno importanza marginale rispetto alle tutte le discussioni. Presidente, per favore, attenzione in aula, mi piacere, grazie. Chi è che sta facendo il presidente? Chi è che ha la presidenza del Consiglio? Purtroppo è ormai una prassi consolidata e dopo gli interventi fatti dai consiglieri, gli stessi consiglieri sono interventi si distraggono più volte senza ascoltare magari qualche riflessione che potrebbe ufficialmente discutere. Consigliere Scarpelli, ovviamente si riesce agli altri, perché io non mi intervento il suo intervento, certamente ho dimenticato di assumere la presenza. Cos'è la... Rispetto alla proposta di invito, pur condividendone l'importanza strategica che stiamo avendo per un momento di ulteriore riflessione, però c'è una tempistica da rispettare e soprattutto c'è un dovere morale da onorare, che è quello di concedere a noi oggi la possibilità di fare una conoscenza degli atti di bilancio e di individuazione. Oggi il caso di attività consigliere Scandarello, cortesemente un po' di silenzio.